A Roccastrada apre il nuovo centro di aggregazione giovanile di Piazza Dante Alighieri, servirà a prevenire quei fenomeni di devianza che di recente si sono registrati tra gli adolescenti. L'edificio, dislocato su due piani, sarà gestito al piano superiore dal Coes Società della Salute Area Grossetana grazie alla formula del comodato d'uso, mentre il piano inferiore rimarrà a disposizione diretta del Comune di Roccastrada per attività connesse all'agricoltura sociale. Il centro di aggregazione giovanile prende il posto di quello che un tempo era il circolo Arci del paese. Verrà dato incomodato d'uso gratuito al Coeso Società della Salute, ci saranno in alcuni casi degli operatori, in altri casi proprio verrà autogestito dai ragazzi stessi. È un progetto culturale innovativo che va avanti da un po' di tempo e questo centro rappresenta un'iniziativa, parte di un insieme coordinato e integrato di tante altre iniziative rivolte ai nostri giovani e ai nostri ragazzi. L'investimento per portare a nuova vita la struttura è stato di 440.000 euro, 150.000 dei quali finanziati dall'Unione Europea. I lavori sono durati circa un anno. È partito tutto dal 2011, quando l'immobile è stato chiuso per inagibilità. Siamo arrivati ad oggi a questa inaugurazione con una importante ristrutturazione, un importo complessivo di 440.000 euro. Abbiamo avuto un finanziamento anche dalla Comunità Europea presentando un progetto di agricoltura rurale e sociale. È stata una ristrutturazione importante perché è stato messo in sicurezza tutto l'immobile e questo ha fatto sì che oggi sia agibile e quindi frequentato. Lo ridoniamo alla comunità di Roccastrada. A Roccastrada di recente si sono verificati casi di devianza giovanile che hanno messo in allerta le istituzioni, da qui la necessità di rispondere al disagio con un centro di aggregazione in cui i ragazzi possano divertirsi autogestendosi. A Roccastrada negli ultimi anni sono state presenti deviazioni adolescenziali importanti e pericolose. Noi siamo intervenuti in questi anni per evitare questo e vogliamo, utilizzando anche questo spazio, rafforzare una capacità dei giovani di, in maniera positiva, imparare a diventare adulti.